Buongiorno e ben ritrovati sul canale di hikingtuscany.com con Andrea Innocenti, la vostra guida ambientale escursionistica. Quest'oggi partiamo da Viareggio per andare ad esplorare una delle aree protette più interessanti della Toscana. Si tratta di un ambiente dunale costiero, e ci addentreremo nell'area protetta della Lecciona, che tra i viareggini è abbastanza conosciuta, ma a livello regionale molti non la conoscono affatto, per cui andiamo a vedere pregi e difetti di questa importante area naturale. Gli ambienti di dune costiere sono molto fragili e vulnerabili, per cui andiamo a vedere lo stato di conservazione di quest'area molto importante per numerose specie animali e vegetali. Ma prima di tutto, come di consueto, sigla! Questa nella Lecciona è un'escursione che offre possibilità di riflettere sia su aspetti naturalistici, quindi l'ampia varietà di vegetazione che si può osservare procedendo dalla parte più distante fino alla parte più prossima al mare, sia anche su aspetti storici. Tra poco andremo ad incontrare alcuni manufatti del XVIII secolo, in particolare alcuni fortini avamposti che permettevano allo Stato lucchese di presidiare il territorio. Andiamo a vedere. Fatto vedere qui dietro di me ci sono i resti di un vecchio fortino risalente al XVIII secolo, quindi siamo sul finire del 1700, e questi fortini erano stati eretti dalla Repubblica di Lucca appunto a scopo di monitorare le attività marine. Dovete pensare che a quell'epoca la linea di costa era molto prossima a questo punto, per cui avere un fortino in questa posizione significava appunto avere una percezione ideale dei movimenti che potevano avvenire a mare, per cui era un punto di presidio importante per lo Stato lucchese. Un ambiente veramente fresco. Qui ci troviamo a circa 800 metri dalla costa e lo vedete che di tanto in tanto ritroviamo un bel esemplare di pino domestico. I pini domestici furono piantati qui intorno al 1700 appunto dallo Stato di Lucca per scopo di stabilizzare la costa e anche per produrre pinoli. Il pinolo è appunto il seme, la parte interna del seme di questa specie di pino, Pinus pinea, che appunto ha avuto un'importanza anche alimentare sin da epoca remota. Come vi dicevo, via via, sia per via delle tempeste sia per la senescenza naturale di questi vecchi pini domestici, via via cadono e muoiono, per cui si formano queste radure dove specie eliofile, cioè che gradiscono l'irraggiamento solare e una gran quantità di luce,
in queste condizioni altre specie sono più competitive e possono andare a sostituire il pino domestico per andare a ricostituire un bosco autoctono locale. Siamo in uno dei passaggi più belli che possiamo trovare qui alla Lecciona, questa passerella di legno che va appunto a oltrepassare una lama. Le lame qua sono degli stagni di forma lineare, allungata, paralleli a costa, lungo cui cresce una vegetazione del tutto particolare legata appunto alla presenza di acqua dolce per molti mesi all'anno. Vedete qui l'ambiente ancora è allagato e troviamo diversi gerbi, diversi isolotti di carici. Siamo in un cariceto dove troviamo anche numerose altre specie interessanti. Qua c'è un alberello di ontano nero, ma troviamo anche la periploca, che è una specie di arrampicante che va appunto a arrampicarsi su altri alberi, ed è una specie appunto legata a questo tipo di ambienti, ma ci sono anche numerose altre specie, come per esempio il salicone, il Salix cinerea e altre specie di interesse. Ecco, adesso siamo sul viale perpendicolare a costa, per cui ci andiamo a avvicinare progressivamente al mare. Qua giù in fondo vedete il vialetto che conduce alla Villa Borbone, anche questa del XVIII secolo, per cui adesso, avvicinandosi a costa, osserveremo il mutare delle specie che hanno bisogno di adattamenti particolari per poter prosperare in un ambiente che vede progressivamente diminuire la disponibilità di acqua dolce, aumentare l'irraggiamento solare, quindi l'esposizione anche agli agenti atmosferici, e oltretutto, man mano che ci avviciniamo al mare, aumenta anche l'instabilità geologica, perché sapete che le dune costiere sono ambienti in continuo movimento. Ecco, qui l'ambiente sta cambiando, dal bosco, dalla foresta siamo passati in una macchia. È una macchia di tipo mediterraneo, dove spiccano per esempio il ginepro coccolone, che troviamo qua, la straccia braghe, la smilax aspera, varie specie di cisto. Adesso sono senza fiore, per cui faccio fatica a distinguere il salvifolius dal creticus, uno al fiore bianco, l'altro al fiore rosa, ma al momento è presto per vedere la fioritura, e numerose altre specie che adesso cercheremo di incontrare. E qui ci troviamo circa 150 metri da costa, abbiamo lasciato la macchia e ci troviamo in questa gariga. Sono dune ancora mobili, non completamente stabilizzate, ma vedete, la sostanza organica e la ritenzione idrica è ancora già sufficiente per poter far crescere numerose specie di piante. Ci sono ancora qua e là delle piante isolate di ginepro, più varie specie erbacee che crescono sulla sabbia. Una delle specie chiave più importanti di questo tipo di ambienti è un uccellino, è il fratino, che proprio in questo periodo dell'anno nidifica proprio su queste spiagge. Lui fa il nido sulla sabbia e uno dei problemi principali di questa specie è il calpestio della gente e anche la presenza di cani lasciati liberi senza guinzaglio. I cani vanno a cercare, odorano col fiuto tutto quanto, e è successo spesso che vanno anche a rovinare
i nidi con le uova già presenti all'interno, oppure precocemente fanno direttamente abbandonare il nido agli uccelli in nidificazione. Per cui il parco ha predisposto alcune di queste passerelle per invitare la gente a percorrere, quindi a camminare qui sopra, anziché andare a disturbare un ambiente molto particolare, molto sensibile al disturbo. Oltre a questo, il calpestio della gente va a creare dei percorsi preferenziali per il vento, che inizierebbe così a erodere precocemente queste dune costiere, che sono un ambiente estremamente raro, perché un po' ovunque in tutta Italia le coste sono state diciamo colonizzate dall'uomo per realizzare impianti balneari, o laddove ci sono spiagge un pochino più lasciate libere comunque c'è attività di trattori e ruspe che periodicamente durante l'anno vanno a ripulire e quindi a modificare la normale fisionomia, la normale morfologia anche di questi ambienti, per cui sono particolarmente preziosi e importanti da conoscere e preservare. Avviciniamoci ancora al mare, che già lo vedete laggiù in fondo. Ecco, adesso vi faccio vedere alcune specie tipiche degli ambienti sabbiosi. Vedete, qui siamo proprio sulla sabbia e questa è la Silene colorata. È una specie tipica proprio di questo tipo di ambienti, particolarmente instabili, particolarmente mutevoli. E un'altra specie tipica sempre degli ambienti sabbiosi è questa piantina, che è una euforbia, è la euforbia paralias, è l'euforbia delle spiagge. E qui abbiamo l'Eryngium marittimum, anche questa una specie che colonizza gli ambienti sabbiosi dunali. Laggiù in fondo ci sono le gru dei cantieri navali di Viareggio, ma qui più vicino si può notare il profilo geometrico delle dune costiere. Vedete, qua siamo in un basso morfologico, ma subito allontanandosi dal mare troviamo di nuovo un'altra duna, per cui le dune sono strutture che si ripetono. Inizia lungo costa con una prima berma di tempesta, per poi arrivare alla prima duna, successivamente alla seconda duna, e tutte queste si vengono a formare prevalentemente con il deposito di sabbia dovuto alla presenza in particolare di una specie, che è la Ammophila arenaria. Adesso la cerchiamo e la andiamo a vedere. Ecco, qui si vede molto bene queste giovani piantine di Ammophila arenaria. Sono proprio le piante stesse che permettono il deposito di sedimenti sabbiosi, per cui laddove nasce una piantina inizia a accumularsi sabbia. Ecco, guardate nel piccolo queste giovani piantine, vedete che appunto si inizia a formare un'increspatura nella sabbia. Col crescere della pianta e con il moltiplicarsi delle foglie, la deposizione dei sedimenti sabbiosi aumenta fino a diventare un monticello, e per poi diventare infine una vera e propria duna, un cordone dunale completo. E in questo ambiente così suggestivo, così particolare, così raro, così prezioso, questo breve excursus finisce qua con hikingtuscany.com. Se questo video vi è piaciuto, per favore mettete un bel like, iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti quando esce un nuovo video. Riceverete così la notifica quando esce un nuovo video. Scrivetemi giù nei commenti se vi piacerebbe fare con me, con hikingtuscany.com, una visita guidata in questo ambiente, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con hikingtuscany.com e Andrea Innocenti, la vostra guida ambientale escursionistica. A presto!